Rieccoci per una nuova puntata dedicata allo sport, dedicata alla storia dello sport di Reggio Emilia e quanto lo sport abbia inciso anche sulla storia della città e della società di Reggio Emilia. Dunque una rivisitazione storica non solo funzionale a celebrare quelli che possono essere stati successi, ma soprattutto una rivisitazione storica dedicata a capire l'incidenza dello sport reggiano nella realtà di Reggio. E promotore di questa iniziativa, promotore di questa realizzazione che viene fatta con la Fondazione dello Sport del Comune di Reggio Emilia è Antonio Canovi, che già ci ha illustrato di che cosa si è trattato, perché questa iniziativa e qual era lo scopo di questa iniziativa, e questa sera approfondiremo altri argomenti in modo specifico. Quindi Perfetto. Pronto anche a questa seconda puntata? Antonio? Prontissimo. Prontissimo anche alla seconda puntata. Andiamo a presentare anche gli ospiti che fanno parte di questa nostra seconda puntata e parleremo di sport specifici che pure a Reggio Emilia hanno avuto il loro significato e la loro importanza per quanto riguarda le varie società sportive. L'atletica è rappresentata questa sera da Avio Paganini, presidente della società di atletica storica, una storia di ultra trentennale. No? Ultra trentennale, sì, siamo sul campi da 33 anni, ecco, per la precisione. Non poco. Ed è un sacrificio, ecco, ma non è da meno la storia che riguarda Sergio Marmiroli, che è della Reggiana Nuoto. Non è che la Reggiana Nuoto l'abbiamo costruita ieri, no? No, è un po' di età lontana, andiamo a un passato molto lontano rispetto alla situazione attuale. Ma... Allora, andiamo a vedere con Antonio Canovi di che cosa parliamo in questo secondo filmato. Ricordo, prima facciamo un confronto, una sorta di tavola rotonda, e poi vedremo il filmato e intanto vedremo anche qualche immagine. Allora, Canovi, qui si parte dal dopoguerra sostanzialmente. Sì, diciamo, qui si parte dal dopoguerra, si parte, diciamo, nella frazione del filmato di oggi, dalle palestre, quindi, e dalla palestra che è quella dell'Ipsia, all'epoca Iti, perché appunto c'è un investimento sulle palestre molto, molto interessante dagli anni 60 agli anni 70, no? Quindi ci siamo un po' spostati rispetto a ieri. Le palestre hanno questo epicentro in quegli anni, sono quindi dedicate a cosa? A fare educazione motoria, quindi la grande, che è questa, è una nuova categoria per l'epoca, quindi la motoria, quindi è un'educazione appunto che tende a creare salute e benessere, no? Quindi nelle persone e nei giovani in particolare. Però diciamo, le palestre sono sempre state, diciamo, un investimento abbastanza complesso, perché occorrono anche appunto degli spazi dedicati al coperto. Le prime strutture, di cui quindi poi parliamo anche oggi, sono strutture all'aperto. Quindi la piscina, diciamo, è la prima grande struttura che viene fatta a Reggio, nel dopoguerra, nuova. E infatti qui abbiamo poi Sergio Marmiroli che potrà dire le cose proprio personali in questo senso. Dico due date, quindi la piscina è diciamo, scavata nel 48 come buca e inaugurata nel 50, quindi siamo proprio nel primissimo dopoguerra. È una cosa che caratterizza un po' Reggio, perché ci fu un referendum di Reggio Democratica, quindi qui siamo nel dopoguerra proprio, e fece un referendum quindi per chiedere ai cittadini, ai lettori, poi, insomma, quindi, quale fosse poi, diciamo, le priorità per la città, per fare nuova e sicura e bella la città. Primo è l'acquedotto, quindi vuol dire che c'era un problema molto grave, perché quindi non c'era acqua potabile a disposizione per molti. Il secondo punto fu l'ospedale, che sappiamo, insomma, sappiamo anche un po' come sia la storia di Reggio, che fu una vicenda molto lunga, quella dell'ospedale ventennale, del nuovo Santa Maria Nuova, dal vecchio che invece stava in Santa Croce. Ma il terzo punto, forse in maniera sorprendente, ci fu la piscina. Cioè, i reggiani volevano la piscina. Beh, non era una scelta fuori dalla logica, perché la logica dei reggiani è abbastanza stringente, quindi era un servizio doppio, un servizio per fare attività sportiva, ma anche per avere un qualcosa di diverso rispetto a quella che era la struttura, diciamo, anche ambientale di Reggio Emilia, che oggettivamente, a parte il Po, non aveva straordinarie potenzialità dal punto di vista natatorio. Però questa piscina poi ha costituito il punto centrale per tante attività a Reggio Emilia, no? Sì, credo che sia opportuno fare una precisazione in anteprima, nel senso che
La piscina di Reggio è stata costruita anche col contributo diretto dei cittadini. Si organizzò allora una raccolta di fondi con l'emissione di buoni del valore di 500 lire che il cittadino acquistava, quindi trasferiva questo capitale al comune, si è costituito un fondo per avere l'inizio di questa iniziativa, quindi sulla spinta anche emotiva della popolazione che chiedeva, e non solo chiedeva una cosa, ma metteva a disposizione delle risorse per poter realizzare quel progetto, ritenendolo effettivamente importante, utile per molti aspetti della città. Quindi sull'onda anche emotiva di questa sottoscrizione popolare, credo che il Comune non avesse poi la possibilità né la capacità di ritirarsi e di non accogliere questa disponibilità del volontariato popolare. Insomma, abbiamo anticipato di tanti anni la storia che poi ha seguito la realizzazione dello stadio, allora Giglio per intenderci, ecco, con la sottoscrizione popolare. Fu un modello che iniziò e diede il via a dei comportamenti che forse nella città di Reggio si trovano conforto e comprensione, che quindi è un aspetto anche culturalmente di grande valore, ritengo, soprattutto questa concessione, e anche alcuni lavori di completamento della vasca furono fatti col volontariato. Ricordavo un attimo fa che il primo raccordo per avere l'acqua per riempire questa vasca venne attinto dal pozzo di un'azienda agricola lì vicino alla piscina, il Podere Ferri, e gli scavi vennero fatti da dei volontari per portare la conduttura fino all'altezza della piscina per consentire lo riempimento di questa nuova realizzazione, per poi dare l'avvio alle attività che ne conseguirono. Questo fu già nell'inizio, c'era questa attenzione del fare, non solo di chiedere, che pretendere che venisse fatto, ma fare insieme, che è, secondo me, un atto molto civile, molto culturalmente apprezzabile. Ed è anche un segnale che Reggio ha mantenuto nel tempo, allora dobbiamo dire, perché ecco, Oggettivamente anche lo stadio ha avuto questo sviluppo. E il nuoto è sicuramente un'attività particolare, perché richiede una struttura particolare, non si può fare il nuoto come nel calcio, dove capita, quindi averlo. Ma oggi questa struttura ha più un significato, diciamo così, di avviamento comunque alla disciplina più che di competizione, o ha un significato anche competitivo? No, coglie tutti gli aspetti, perché poi è nella disponibilità degli atleti il seguire degli obiettivi di raggiungere. Non puoi forzare un individuo a fare delle cose se non se le sente, quindi si è costruito un clima per cui il miglioramento tecnico, la conoscenza, la possibilità di avere l'utilizzo di un impianto che sia funzionale per quel tipo di, ha per forza sviluppato le attività portando della qualità. Adesso io non voglio fare dei nomi di atleti, perché quando si comincia a fare dei nomi si rischia sempre di lasciare fuori qualcuno, e quindi pare una mortificazione per chi non viene richiamato, ma avevamo anni addietro già nuotatrici che erano a livello olimpionico, nel senso che un'atleta nostra era ancora incompleta nella sua struttura in occasione di una Olimpiade, e nel momento in cui si è passati alla fase successiva è sfiorita un po' come rendimento, e non riuscì ad avere i tempi ma era un atleta di grande valore. Come ora devo dire che Paltrinieri, che non è nato a Reggio ma ha nuotato a Correggio, a Carpi, ed è un prodotto del territorio, ha dimostrato che si possa arrivare a raggiungere dei risultati di grande valore e di grande qualità, quindi ancora oggi. Altre considerazioni al proposito, devo dire che ci fu il merito di molti tecnici, di molte persone appassionate che seguirono lo sviluppo e l'evolversi delle società sportive che intorno alla piscina di Reggio hanno realizzato le loro attività. Ovviamente anche gli enti di promozione sportiva, di fronte a un impianto così bello, funzionale,
si organizzarono per costruire e seguire gli aspetti tecnici della costruzione di questi atleti, questi giovani atleti, che però si rappresentò anche in quella situazione delle divaricazioni, delle situazioni di differenziazione, che forse se avessimo avuto più uno spirito di comunità vero, ognuno però tendeva a coltivare il proprio ambito, il proprio orticello, e forse abbiamo perso delle occasioni, perché l'unità, l'unione è storicamente un elemento di forza, di vittoria, di risultati positivi, più che la suddivisione in tanti piccoli rivoli. Immaginate una piscina bellissima con tanti richiedenti che ne vogliono utilizzare spazi, quindi devi avere delle fette di spazio da assegnare ad ognuno. Se si fosse trovato forse a suo tempo una volontà più comune, probabilmente avremmo ottenuto ancora dei risultati migliori di quelli, seppur buoni, che sono stati ottenuti. Mica è sempre facile far quadrare il cerchio, insomma, questo è il punto centrale. A fianco, Però devo dire che ci sono stati anche dei presidenti che si sono impegnati in questa direzione e hanno fornito e hanno dato la possibilità di unificare parte di questo mondo natatorio reggiano, dandogli una veste e portando degli atleti a dei risultati che solo in quel modo si potevano raggiungere, con l'uso degli impianti. Quindi, con gratitudine rispetto al comune che ha realizzato questi impianti, la copertura della piscina da 25 metri subito, ma soprattutto la copertura dell'impianto della vasca da 50 metri, che consentiva di mettere alla pari molte realtà, e avendo gli strumenti e forse le strutture simili in altre zone, e non avere questo handicap di avere impianti inadeguati rispetto agli obiettivi che ci si riponeva. Ecco, poco lontano dall'impianto della piscina è nato poi l'impianto dell'atletica a Reggio Emilia, il famoso campo di atletica che per tanti anni è stato un punto di riferimento, no? È tuttora un punto di riferimento. Adesso, tra l'altro, non so se sapete, è in progetto un nuovo campo di atletica leggera che verrà costruito, speriamo entro 2 o 3 anni, nell'area del campo volo. Hanno già comunque presentato il progetto, il rendering perlomeno, e farà parte di un progetto molto più ampio che andrà a riqualificare tutta l'area. Al di là di quello, io ho cominciato a calcare il campo di Reggio, che è di fianco alla piscina, negli anni 70, e allora c'era la pista in rupcore, non so se avete presente, è una specie di asfalto grigio molto duro, nel tempo è diventato poi tartan e tuttora è così. E il campo c'è da tanti anni, è una struttura essenziale perché comunque Reggio ha sempre espresso atleti di ottimo livello, a livello nazionale e anche internazionale. Poi dopo, anche io non voglio fare dei nomi, però Abeti, Pasqualino, che comunque di Correggio è ben noto, insomma, ad esempio, però ne abbiamo avuti tanti altri, e noi come società anche noi abbiamo ottenuto tantissimi risultati, ma soprattutto, e mi ricollego alle parole del mio collega precedente, diciamo, soprattutto noi abbiamo sempre cercato di fare attività di base, dando la possibilità a tutti, a veramente tutti, di fare atletica leggera e premiando l'impegno più che il risultato. Poi ovviamente il nostro è un mondo difficile, abbiamo necessità comunque di sopravvivere attraverso i famosi sponsor, i quali vogliono risonanza, vogliono risultati, quindi alla fine comunque è tutto un compromesso. Le ultime Olimpiadi hanno dimostrato che gli italiani in senso lato hanno tantissime capacità, nonostante, ribadisco, che viviamo soprattutto di volontariato, di passione, e le strutture ci sono ma non sono tantissime, ma soprattutto non c'è forse la cultura politica sportiva che c'è ad esempio in America, c'è in Inghilterra, c'è in Germania. Nonostante quello, 40 medaglie abbiamo vinto, no? Come Italia, di cui le principali, le più famose, sono state proprio nell'atletica leggera. Sì. Diciamo che l'atletica leggera ha avuto un exploit forse anche inatteso per questa Olimpiade fuori. Inatteso per i non, per quelli che non conoscono la materia, devo essere sincero, perché qua molti hanno parlato un po' a vanvera. Chi conosce, chi sa, la gente che lavora e che si allena, conosce, sapeva che avevamo delle potenzialità. Poi di fatto si parla su di calcio, per forza di cose, quando vengono fuori delle medaglie tutti si svegliano. Adesso non voglio essere polemico, però bisogna solo dire un po', diciamo, polemico, dai.
E un pochettino lo sono, perché obiettivamente si parla di calcio al 90%, tutto il resto è, sì, però, se rimane fatto. Lei non si poteva aspettare il risultato che arriva, diciamo onestamente. Mi aspettavo di buoni risultati, no, quello no, la medaglia d'oro no, è vero, però la finale sì. La finale ci si... Ah, ma noi non siamo andati... anni che si aspettava qualcosa, no, di finale. Non siamo mai andati in finale. Siamo partiti con 8 e poi siamo arrivati con... No, in finale di 100 siamo andati, noi avevamo in piedi. Ho capito, ma erano anni che si aspettava e ci si pensava di arrivare. Questa era un'ipotesi che si potesse arrivare. Ma d'altro canto, anche nel passato, lei ha parlato di Pasqualino Abetti, no? Reggio ne ha avuti di atleti. Assolutamente. Gli è sempre però mancato quel particolare per poter arrivare poi a disputare le grandi gare, parliamoci chiaro. Ma quello dipende da tanti fattori, non esatto. Dipende soltanto dalla... Esatto, purtroppo dipende da molti fattori. Allora la maggior parte di quelli che sono gli atleti a livello nazionale e internazionale milita nei corpi militari. E questo dà un segnale evidente. Quindi cosa succede? Che le società come la nostra, che noi abbiamo... Abbiamo circa 550 tesserati praticanti in tutte le discipline e gestiamo due campi di atletica leggera, uno a Reggio e uno a Correggio. La maggior parte di noi, io incluso, lo facciamo in modo assolutamente gratuito, per passione. Quindi siamo delle mosche bianche. Quindi, no. Quindi sì, delle mosche che hanno passione. Beh, sì, però questo è significativo, vuol dire che le risorse, la politica sportiva, eccetera, ma soprattutto quella scolastica, perché poi dopo si deve partire comunque da lì, sono comunque sempre difficilmente raggiungibili. Nonostante quello, i risultati ci sono, però dovremmo cambiare un po' il registro in questo senso. Sì, dobbiamo anche precisare, perché lei ha detto prima, quasi tutti fanno parte delle forze armate, diciamo, delle forze di polizia, eccetera, perché la ragione è molto semplice, perché ovviamente in quel momento l'atleta percepisce uno stipendio e quindi si può dedicare ovviamente a quell'attività, non diciamo in modo professionale, perché non è lo stipendio di Ronaldo, certo, per intenderci, però ha il tempo per dedicarsi all'attività. Chi invece lo fa fuori da questo tipo di situazione deve anche dare un sacrificio per la propria attività specifica, no? Quindi non ha, certo, il sostentamento per proseguire. È proprio lì il problema, che però se noi guardiamo i club che ci sono in America e in Inghilterra, non si parla di strutture militari, si parla di università, si parla di club e via di seguito, quindi è tutto un altro mondo, e perché è un mondo che comunque è una cosa diversa, perché un'università americana, grazie anche alle possibilità di fare atleti, prende studenti, grazie alla potenzialità di diventare atleta diventi anche colui che finisce l'università, perché altrimenti non fai le due cose. Le due cose sono insieme. Da noi il concetto è un po' diverso. Se sei un atleta non è necessario che studi, è un po' diverso il concetto. No, adesso le cose stanno un po' cambiando, però fino a poco tempo fa, almeno fino a qualche tempo fa era così. A scuola, se uno faceva sport, qualsiasi tipo di sport, aveva difficoltà ad andare a fare le gare, perché comunque doveva fare i compiti di seguito. Ha discriminato. Adesso le cose stanno un po' cambiando, perché hanno capito che lo sport fa bene anche alla testa, non soltanto alle gambe o alle spalle, tutto lì. E il nuoto fa bene alle gambe, alla testa? Fa bene a tutto, devo dire. Ma ecco, a proposito, volevo precisare una cosa, è una mia sensazione. Lo sport del nuoto ha finalità agonistiche, sono importantissime perché motivano la persona, ma anche una capacità di costruire fisicamente l'individuo in modo armonico, corretto. Io ho una fotografia, che la sto cercando, avevo una fotografia di una gara di nuoto fatta nella zona in Romagna, dove c'è l'autodromo, di una staffetta della nostra squadra, doveva essere di categoria juniores o ragazzi, quindi in quell'età proprio di sviluppo, di crescita, in cui esplodono le persone. E faccio una fotografia a questi quattro ragazzi, perché era un premio anche, tra l'altro, perché avevano fatto una bella gara, quindi mi gratificava il fatto di essere. Poi col tempo ho riguardato quella fotografia e ho visto che questi quattro ragazzi, di cui c'erano anche uno dei miei figli, erano tutti alti uguali. E dico, ma che strano. Poi vado a vedere ed erano tutti e quattro appoggiati su un cordolo di una dove ci sono i fiori, e quindi ero sicuro che erano
appoggiati sullo stesso piano, e vado a vedere e le teste sono quasi proprio livellate. Beh, e tutte quattro persone, vabbè, il problema è lì, che sono quattro persone che vengono da somma di cromosomi e di origini di tipo diverso. Ora mi chiedo, volevo chiedere ai medici, è un puro caso, è una magia che la natura ha dato questa cosa qui, oppure le cose che questi ragazzi, la vita che stanno conducendo questi ragazzi non li porta ad avere questa dimensione, in questa fase di sviluppo? Qual è il meccanismo? Può esserci un vantaggio nell'avere sviluppato attività che tendono all'allungamento del corpo e non alla compressione? E non all'allungamento, che sia stato questo una magia, perché se così è vuol dire che non è una magia, parliamoci chiaro, è semplicemente una constatazione di un fatto ben noto, peraltro, perché lei sa meglio di me che tutti gli astronauti prima di andare nello spazio devono fare allenamento nell'acqua, per una ragione molto semplice ed elementare, perché l'acqua toglie peso, la struttura corporea del nostro organismo, le ossa, sono basate sul principio del carico, ovvero più carica il peso sull'osso e più l'osso cerca di rafforzarsi, questo è normale, se no sarebbe messo male, mentre in assenza di gravità noi assistiamo addirittura a una decalcificazione, ed è il problema che hanno gli astronauti stando per tanto tempo. Quindi teoricamente l'osso che cosa fa quando è in mota? Tende a calare. Una volta che torna fuori dalla vasca tende a ricrescere. Ecco allora quello che lei chiama livellamento, no? Che diventano simili. Sì. C'è una operatività biologica tale per cui l'alternare di queste due situazioni la porta, diciamo, ad avere uno sviluppo, un po' come chi gioca a basket tende a crescere. Questo mi fa pensare che, dato per scontato questa situazione, allora non è solo opportuno far nuotare la gente per raggiungere il risultato, il tempo più veloce di altri, ma i benefici che quel tipo di situazione garantisse all'individuo. Quindi è qualcosa di più rispetto al raggiungimento di un obiettivo cronometrico. Ma quindi certamente, Presidente, lei sa che la vita sulla Terra è cominciata nell'acqua, non fuori. Quindi noi siamo fondamentalmente nati nell'acqua e abbiamo bisogno dell'acqua. È l'acqua un di più per fare un divertimento. L'acqua è uno strumento di vita, e il nuotare è uno strumento per far crescere in modo armonico l'organismo, perché ovviamente il peso vuol dire che nella mentalità dei dirigenti della società sportiva, questo volevo arrivare, che non ci deve essere solo l'ambizione del risultato, del record, della vittoria, che è gratificante per tutti, per l'atleta, per la struttura, per i tecnici, ma anche a questa finalità, a questo obiettivo che è molto importante per la comunità e per il benessere delle persone. È fondamentale. Io vorrei che un medico mi spiegasse, mi ha dato una risposta interessante, devo dire. La passione di andare a... Perché poi, Canove, la passione è quella che anima la vicenda sportiva, perché altrimenti se uno non si dedica per tanti anni a una situazione, la situazione non cresce. Cioè fare attività sportiva a spot, serve a poco. Ma questo mi fa anche pensare che se i dirigenti delle società sportive avessero più a cuore anche quest'altro aspetto, forse avremmo minori condizioni di dissenso e diversa visione degli obiettivi che la società sportiva si deve porre, perché educare mentalmente, ma educare anche fisicamente l'individuo, quindi deve avere questa componente, e il dividersi su certe situazioni, costruire degli spazi ambigui, modesti per qualcuno, è forse un errore. Sarebbe molto più utile fare delle somme di valori piuttosto che allentare la tensione. Siamo d'accordo, ma alle volte poi arriva e prevale, no? Rispetto a questo discorso molto impegnato che stiamo facendo, che in effetti è anche sempre verde, questo rapporto tra agonismo e avviamento, diceva, quindi è un equilibrio, diciamo, che è sempre, diciamo, un obiettivo da raggiungere. Ci sono momenti anche diversi. In qualche modo è anche vero che, penso all'atletica, tutta una generazione anche di reggiani ha calcato appunto, no, la pista di atletica, perché ha avuto modo anche di vedere appunto dei personaggi, degli atleti che ispiravano appunto anche una bellezza, ma anche un risultato. Cioè, le due cose andavano insieme. Sicuramente
Quello che colpisce questa storia dello sport a Reggio, appunto, che è una storia, appunto, diciamo ieri popolare, ma in realtà anche proprio partecipata, in cui c'è lo sport, in realtà è anche uno spettacolo, anche vorrei dire democratico, corretto, non, però è anche uno spettacolo. Quindi se andavi in piscina, certamente anche perché comunque era un modo anche per spogliarsi, quindi il tema del corpo che usciva, usciva anche dalla guerra, senza divise, aveva un valore. Poi c'è anche un incontro tra un maschile e un femminile, che comunque in cui ci si guarda e ci si riconosce, che è molto importante. Ma per l'atletica sicuramente, diciamo, è stato il fatto di avere questa proiezione, diciamo, ieri anche internazionale, cioè fin dall'inizio, quindi Reggio su questo campo atletico, quindi si propone con dei meeting, che sono quindi anche meeting di statura internazionale. Per cui anche questo è comunque un bellissimo messaggio. Il fatto che, certo, puoi vedere degli atleti che sono bravi, questo è chiaro, ma sono anche atleti che ti portano, quindi ti fanno immaginare delle culture che sono anche magari lontane, cerchi appunto dei punti di avvicinamento, di confronto, e questo, diciamo, è quello che è un po' sembra avvenuto. Oggi, diciamo, non abbiamo con noi, diciamo, magari un invitato della rotellistica, però appunto Reggio ha avuto, oltre a questi sport, anche la rotellistica, e quindi se pensiamo a 50 piscina, 58 la pista atletica, 65 lo stadio, appunto, del pattinaggio, e quindi al Via Zantonai. Tanto Reggio li chiamava stadi, anche queste. Quindi si ispirava a un modello anche di spettacolo, in questo senso. E certo, poi nello stadio c'era l'atleta, c'era lo spettatore, c'era l'avviamento, l'agonismo, ma c'era anche una convivialità. In tutte le attività, diciamo, che Reggio ha fatto, sportive, c'era sempre un momento conviviale, che poteva essere culturale, politico anche, e lo stare insieme. Ecco, direi che questo è proprio quello che Reggio ci propone. Reggio sì, sicuramente questo lo ha proposto in maniera efficace, perché gli anni e la storia di Reggio Emilia lo raccontano, il movimento di base dello sport è anche questo. Ma il movimento di base ha bisogno anche di punti di riferimento, no? Anche nell'atletica si va così, si va un po' a momenti, no? Ci sono momenti in cui oggi voi registrate questo momento positivo, favorevole, dopo i risultati olimpionici per ragazzi, per bambini anche, che vogliono cimentarsi di più. È passato poco tempo dalle Olimpiadi, ma dovreste avere questa onda lunga adesso. Confermo, tra l'altro questa onda si aggiunge a un'altra onda, che forse voi l'avete capita. Il Covid ha creato dei problemi all'attività su chiuso, quindi tantissimi ragazzi, anche soprattutto giovani, sono venuti al campo, perché il campo era un'attività all'aperto ed era fattibile, era comunque potenzialmente utilizzabile. Quindi abbiamo già avuto un incremento di iscrizioni durante il Covid, e adesso con le Olimpiadi arrivano tantissime telefonate di genitori che vogliono, anzi sono i figli che spingono i genitori a chiedere appunto di venire al campo scuola, perché si chiama campo scuola, perché ancora cioè, è rimasto comunque questa nomea, che è storica, direi, campo scuola, sì. per provare a fare atletica leggera. Poi arriva un po' di tutto. L'atletica leggera, come sapete, è una multidisciplina, nel senso che ci sono salti, lanci, corse resistenza, corse veloce, via di marcia, e quindi obiettivamente questo permette a tutti di provare quella che potrebbe essere la loro disciplina preferita. C'è il ragazzo pesante, il ragazzo leggero, il ragazzo voglioso, il ragazzo un po' meno voglioso, e via di seguito. E questo ci ha permesso appunto di crescere ulteriormente. E penso che questo effetto, questa isteresi, rimarrà ancora per un po' di tempo, e speriamo che porti degli altri risultati rispetto a quelli che sono stati comunque buoni fino ad oggi. Ma Almiroli, voi avete vissuto invece la situazione opposta, cioè il Covid vi ha proprio steso, bloccati totalmente. Adesso si sta riprendendo con tutta una serie di procedure, di rispetto giustamente delle procedure di accesso agli impianti, che sono un po' problematici. La cosa che mi viene da pensare ancora rispetto a queste limitazioni nostre, però, da un lato forse ha offerto alla scuola la possibilità di utilizzare degli spazi all'aperto, che sono i primi passi per poi scegliere un'attività motoria per farla diventare il proprio obiettivo, e dovendo utilizzare molto di più gli spazi aperti rispetto alle palestre dove il contatto, la vicinanza è forte. Io ho visto nel quartiere nostro, ad esempio, dove ci sono i livelli di scuola ampi, dalle elementari alle medie,
Adesso il campo da calcio che è lì viene utilizzato perché invece di far ginnastica in aula o nella palestra hanno spazi migliori, cioè viene utilizzato una serie di servizi che forse la scuola stentava ad utilizzare con intensità. Oggi lo sta facendo perché poi da casa basta guardare dalla finestra, vedo le strutture che ci sono sotto e dalla mattina quando non c'è brutto tempo i ragazzi sono fuori che si muovono, girano, fanno attività sportiva, quindi anche lì c'è un avvicinamento all'ambiente, anche a conoscere meglio l'ambiente circostante, non essere chiuso solo in aula o nella palestra, ma essere fuori a contatto di una realtà più complesse e quindi poter fare anche attività che siano propedeutiche per un'attività futura di queste persone, di questi ragazzini. Ecco, Canovi, la realtà delle palestre è nata accanto alle scuole, per essere molto chiari, e ognuna di queste sviluppava poi la realtà. Molte scuole hanno avuto la possibilità di proporre situazioni sportive, diciamo così, Reggio anche sotto questo aspetto, ad esempio la palestra dell'Ipsia poi raccoglieva in realtà più scuole che andavano lì a sviluppare questa attività, e questa è stata la fonte di partenza forse per me. Sì, poi appunto diciamo, possiamo dire che non siamo mai perfetti, ma sicuramente siamo negli anni 60-70, insomma, un investimento veramente particolare, rinnovato poi diciamo successivamente, ma lì hai una concezione che è interessante, che è questa, cioè ogni quartiere nuovo, no, deve avere appunto la sua palestra di riferimento. Questa cosa è stata meno studiata come storicamente, no? Rispetto alle scuole degli infanzi, no? Che sappiamo benissimo che c'era una rete appunto di questo tipo molto precisa. In realtà con lo sport forse persino precede questo pensiero dell'infanzia, perché quindi Reggio Emilia è diciamo, un comune dove si crea molto presto, quindi alla fine degli anni 50, e si crea già un assessorato che allo sport unisce anche la gioventù. Il primo convegno nazionale è del 61, che viene fatto a Mantova, e questo abbinamento tra sport e gioventù appunto dà un'idea appunto, di idea di crescita, di benessere, di equilibrio. E certo è un investimento che è stato impegnativo. Il tema delle palestre da rinnovare è importante. Molti di noi avevano fatto la scuola anche a Reggio, quindi ricordavano che magari c'erano queste trasferte a volte, no? Specie delle scuole superiori, che non sempre avevano la palestra vicino. No? C'era la famosa Pasubio, ad esempio, che era una palestra bellissima, perché in realtà era lo sgambatoio dei cavalli del Baron Franchetti, quindi recuperata. E avete a impianti più, diciamo, più moderni. Senz'altro questo è, direi, forse un investimento per il futuro, nel senso che occorrono appunto diciamo strutture all'altezza anche forse di queste nuovi bisogni, che sono più complessi e anche un po' più anche, diciamo, raffinati. Ieri si parla del fatto che oggi un insegnante di motoria appunto in realtà appunto ha un percorso che è anche un percorso diciamo scientifico, culturale, di tutto rispetto, quindi non è semplicemente appunto l'ora, no, della ginnastica. Lo dico perché purtroppo questa cosa ha sempre, diciamo, qualche ritardo c'è sempre culturalmente. Beh, però insomma siamo messi abbastanza bene su questo, insomma stiamo recuperando i ritardi che sono fisiologici poi in certe situazioni. Allora, per chiudere questo giro e per poi andare a vedere il filmato, no, che ci riproporrà subito dopo dal dopoguerra in avanti, come è stata fatta la piscina, come è stato fatto il campo scuola, quindi vediamo questo. Abbiamo già sentito che ci sono nuove potenzialità per il futuro, quindi un nuovo campo scuola, chiameremo diverso probabilmente questo. Ma in verità questo campo, questo qui di Via Melato, ormai è agli sgoccioli, a parte che comunque è compresso dalle arterie che sono purtroppo molto trafficate, e più la pista comincia a crepare. Abbiamo fatto un retopping 6 anni fa, quella promessa che non è stata riuscita, non sono riusciti a mantenere, di rifare il campo entro 2 o 3 anni, e adesso comunque il campo tra l'altro non è anche utilizzabile per delle gare ufficiali perché non ha l'agibilità. Il nuovo campo di atletica leggera sarà inserito in un ambito sportivo ben più ampio, con un parco, con forse, speriamo, una palestra indoor, perché l'atletica leggera ha bisogno della palestra indoor,
Premesso che i ragazzi comunque lavorano all'aperto, senza problemi, però poi i salti, la corsa veloce, il potenziamento muscolare che deve essere comunque fatto, ha bisogno comunque di una struttura indoor. E è da tempo che viene chiesta come attrezzatura, come risorsa, perché è fondamentale per fare fatica leggera. Si prevede che entro 2 o 3 anni, appunto in quest'area nuova che sarà di fianco all'arena, ci sarà finalmente una struttura che potrà essere collegata tra l'altro all'Università di Reggio Modena e al quartiere San Prospero. Dovrebbe essere comunque una struttura molto moderna, almeno 8 corsie. E usa molti condizionali, ma le hanno dato sicurezze? Ma io, guardi, sono 40 anni che mi dicono che facciamo delle cose, alcune sono state fatte, ma molto poche, quindi sono un po' scettico. Ho il naso grosso, come San Tommaso, finché non tocco il naso non ci credo. Io penso che stavolta ci siamo, anche perché, non so se sapete, che Luca Vecchi, che è il sindaco di Reggio, sì, è stato il mio atleta, l'ho allenato per degli anni, sì, e quindi io di lui mi fido molto. Lui comunque è in un ambito politico, ma che ma dovrà... si fida perché è in grado di scappare dopo, quando perché è bravo a correre, quindi è bravo a scappare, e poi è bravo anche a gomitare, perché comunque in partenza bisogna sgomitare, e quindi lui deve capire che serve il campo e serve anche la palestra indoor, perché sennò serve tutto, se serve lui, tutto. Visto che ci siamo, facciamo tutto e speriamo che questo ci porti veramente ad avere finalmente un impianto degno di quello che Reggio merita. Ma che risultato ha fatto Massimo, il presidente, il sindaco di Reggio? Allora, il sindaco ha 1,55,7 negli 800, che non è male. Io per esempio ho 1,55,1, però io sono ben più vecchio, quindi non è male. Il sindaco però, adesso qui lo dico e qui lo nego, allora era molto, come si dice, timido, e quindi aveva dei momenti in cui era fortissimo, altri in cui sentiva la gara, faceva 2 volte, una con la testa e una con le gambe. La seconda volta le gambe comunque... ovviamente andavano meno. Adesso invece è decisamente cambiato, e secondo me anche in questo caso, come si diceva prima, il fatto di fare sport serio, mirato, gli è servito tantissimo per avere quel carattere che tuttora. Sì, ho capito perché ha fatto 2 mandati, perché il primo ho capito per il secondo. Esatto. Ho capito l'andamento. Al moto invece cosa dobbiamo aspettarci per il futuro? Beh, ovviamente il miglioramento degli impianti sarebbe sempre un buon risultato, continuare a realizzare strutture, e altrettanto dico, al momento la vasca, se utilizzata con buon senso, se non si costruiscono degli steccati, se si migliora il livello di collaborazione, forse anche gli impianti possono essere sufficienti ed adeguati. Se ce ne sono dei nuovi, più ampi, belli, moderni, sicuramente sarebbe un incentivo ulteriore per sviluppare, per indirizzare al nuoto, anche per quei benefici che non sono solo ottenere dei risultati, ma il miglioramento fisico, il benessere delle persone e soprattutto l'equilibrio mentale che un atleta capace, intelligente riesce ad avere, perché è molto formativa l'attività sportiva, qualunque attività sportiva, qualcuno ha dei valori in più di aggiunti, ma sono tutte molto importanti. Per sempre l'amo nel cassetto, fare la petizione popolare, se per caso non le danno, visto che è stato il promotore. Allora Canovi, possiamo andare a vedere il filmato? Sì. Che cosa ci riserva? Beh, appunto, vedremo appunto questi impianti di cui stiamo parlando, e vedremo, ecco, posso dire, gli ultimi fotogrammi oggi di questa puntata sono dedicati al pugilato. Perché si svolgono quindi all'interno all'epoca del Palazzo dello Sport, che in realtà andava citato pure questo, perché siamo negli anni 60, quindi tra il 66 e il 67 anche questo fu inaugurato, e tra le tante cose che si sono fatte nel Palazzo dello Sport, il pugilato ebbe una parte importante, che ha una storia pure questa in città, anche all'aperto. Abbiamo una storia e anche attualmente abbiamo una storia, anche qui, perché c'è sempre qualcuno che poi porta avanti la carretta, sennò rischieremmo di fermarci rapidamente. Adesso a maggior ragione trovato la sua collocazione nel vecchio Mirabello sostanzialmente, no? E quindi c'è la potenzialità per portarlo avanti ancora una volta. Anche questo sport è uno sport estremamente formativo, al di là di tutto. L'aspetto, diciamo, agonistico in sé ha la capacità. E poi c'è il pugilato femminile. Adesso è arrivato il pugilato femminile. C'è anche a Reggio. Vedremo anche questa evoluzione. Noi adesso diamo la parola al filmato, ringraziando ovviamente gli ospiti che sono stati qua con noi e che ci hanno permesso di approfondire un po' la realtà
con l'atletica, con il nuoto e alla fine anche con la storia dello sport a Reggio Emilia.